Namaste, io sono Instabrave, bentornati a un altro episodio di Crusader Kings 2. Stavo dicendo Brave Beard, ma in realtà questo è il gioco della successione. Vediamo di dichiarare guerra allora per Dubrovnik, perché questa cosa l'abbiamo ben sperata. Abbiamo un alleato che è la Carpazia, che possiamo anche prendere, ma non chiamiamo per... In realtà possiamo... a pensarci bene, inviamogli la richiesta. Non tiriamo sulle truppe, intanto continuiamo a, con Spy On, a cercare di fare del nostro meglio. Non ci vuoi aiutare, perché? Ti ho aiutato fino a due secondi fa. Vabbè, volevo cercare di mettere la Carpazia in modo da farmi questa guerra e intanto andare a farne un'altra. Quindi a questo punto prendiamo le nostre truppe, le accumuliamo sempre a Foggia. Aspettiamo che arrivino. E vediamo di farle sbarcare come al solito qua sopra. Non uso le truppe degli altri. Qua abbiamo il teologo accademico, va bene. Abbiamo... cercano di... stanno provando a uccidere mia moglie. Posso mandarti... nasconderti? No. Ok, aspettiamo che arrivino. Ok, tiriamo su le navi che sono sempre di più. Quindi voi posso imbarcare, far sbarcare qua. Prendo le mie truppe in modo da non dover usare... Ah, in realtà ho anche questi. Vabbè, quelli li lasciamo là. Sono abbastanza truppe? Sono 4.000 truppe, ma sì, dovrebbero bastare. Questi li mettiamo via e voi li mandiamo qua. Quindi facciamo le... Volevo fare un paio di guerre tutte insieme, ma forse non è ancora il momento. Soprattutto quando abbiamo problemi interni che non vorrei... Abbiamo un macello di fazione tutte insieme. Se andiamo in trigo sotto minacce, abbiamo una minaccia all'80% che è la duchessa, che però è quella su cui stiamo facendo spy on, se non sbaglio. Come si fa a vedere spy on? Non si può vedere da una schermata, mi sembra. Sì, esatto, il discorso che sto facendo spy on su qualcuno, in realtà non ho un modo per vederlo velocemente, almeno non mi è così chiaro al momento. Andiamo contro di loro. Ho scoperto che vuole fabbricare una vendicazione sul ducato. Tu baffone, termina il complotto? No. Quanta gente. Possiamo tentare di fare un complotto contro di te? 74% non è niente male. Abbiamo più un 18. Chiama un po' di gente a raccolta. Abbiamo un 92. Credevo che il duca Rudolf fosse una persona ragionevole, ma solo la richiesta di poter sfidare a duello il suo rivale è stata piuttosto imprevedibile. Il duca Rudolf sostiene di essere costantemente vittima degli affronti del suo rivale. Tu hai qualche cosa per cui mi stai sulle balle? Sei all'interno di fazioni? Sì, sei all'interno di fazioni. O meglio, è una da fazione che vuole mettere te come cosa. Permetti il duello. L'opinione cambia di più 35, è molto grato per il potrebbe morire con questa cosa. Proibiscilo e bandisci l'istigatore. Permetti il duello. Non so mai che ci scappi il morto e muoia lui. Tanto qua stiamo avendo la nostra battaglia, la febbre è sparita, perfetto. Qua abbiamo sconfitto l'esercito, siamo più 10, questi li inseguiamo. Perfetto, e qua andiamo qua sotto, sperando che arrivi anche l'altra rivendicazione che abbiamo, perché se abbiamo l'altra rivendicazione praticamente abbiamo preso tutto quanto quello che è la Serbia attualmente. Qui non puoi fare altro, cominciamo ad assaltargli la capitale. È difficile spiare lei, continua a spiare, magari riusciamo a sistemare, proviamoci ancora un pochino. E siamo di nuovo in guerra qua perché voi siete alleati sempre con la Serbia, quindi se io spazzo la Serbia da lì a me va più che bene, soprattutto perché posso anche picchiarti qua sotto e arrivare al 20% spaccando un po' dell'arborea. Abbiamo convertito anche Costanzia, e quindi anche Costanzia, che non è da nessuna di queste parti a quanto pare. Dov'è Costanzia? È qua? Costantinopoli? Nicopolis, Vidin. Dove cavolo è Costanzia?
Tripolitano, Leptis Magna, Gerba, Constantine, questa? Che forse era tornata un po'... Vabbè. Le truppe sono super fighe. A proposito di questa cosa, supervisione e costruzione, riscuotere tasse. È un bel po' che non... Il problema è che non ho tanti soldi a permettermi, ma in realtà io vorrei fare un borgo, almeno un borgo castellano. Lo facciamo a Salerno, lo facciamo a Castellaneta, a Sorrento, ad Aversa. Sono tutti di livello 3, questo è livello 4. A Teano, ad Aversa, a Sorrento. Facciamolo ad Aversa. Credo che sia indifferente farlo da una parte o dall'altra. Qua è già un po' di livello 4, qua è già un po' di livello 4. Sì, facciamolo a... Anzi no, facciamolo a Teano. Spendiamo un bel po' di... metà dei nostri soldi, ma... è per una buona causa. Il principe Ulrich, che tra l'altro è diventato 26enne e c'ha adesso questa cosa qua, perché è... perché si è messo la cosa dello Jedi... Ludwig has been visually slandering me. Ok, possiamo denunciare Ludwig allora. Quindi interamente stiamo cercando di cospirare il più possibile. A proposito di questa cosa, tu che cosa stai facendo? Stai studiando tecnologia. Puoi venire a tramare. Complotto scoperto. Alcuni criminali attaccano il capo delle spie. Vassallo dissuaso. Vassallo dissuaso. E andiamo nella nostra capitale, così almeno ci dai una mano a mantenere le cose interne. Come facciamo anche a migliorare relazioni diplomatiche? Possiamo migliorare le relazioni diplomatiche interne, magari con... dov'è? Con la duchessa di Calabria, che immagino sia qua. Sì. Proviamo a fare questa cosa. Migliora relazioni diplomatiche con Calabria. Vediamo se riusciamo a sistemare le cose pacificamente senza dover ricorrere troppo alla violenza. Poi adesso viene fuori che l'uccidiamo. E siamo molto salvi. Infatti quasi. No, ok. Abbiamo fallito nella cattura. Questo sta provando a difendere lì. Siamo al 20% di vittoria. Dovrei... Ah, però quella è la capitale. Hai spostato la capitale nel frattempo? Vabbè, andiamo su Tanto ho sentito... Ho sentito il rumore di una di queste, ma è sparita immediatamente. Non so perché. Che sia questo. Possiamo arrestare Ludwig. Che cosa vuol fare Ludwig? Ah, ok, ha un meno 10 per questa cosa. Per quella cosa che mi ha detto prima mio figlio. Proviamo un espediente nuovo. Ok, abbiamo ucciso la duchessa di Calabria. Quindi tu non servi... Dovremmo aver ucciso la duchessa di Calabria. Non risulta ancora morta, perché... Abbiamo ucciso un'altra Eufemia? Allora, a te ti vota la duchessa Eufemia e il duca Rudolf di Puglia. Quindi il duca di Puglia e il duca di Calabria. Il duca di Puglia è questo signore qui. Che non vota me. Nonostante sia molto grato. Posso fregarti il ducato di Puglia se volessi. Quello che volevo fare era aumentare questo per avere la primogenitura. A proposito di primogenitura, adesso che cosa mi dice? Ah, abbiamo il discorso dei vari vassalli da mettere in positivo. Che cominciano a diminuire un po' questi vassalli in negativo. Che è una cosa buona man mano che aumenta il tempo. La duchessa di Calabria e mi odia abbastanza. Quindi proviamo. Quindi a quanto pare non ha funzionato quella cosa. Non ho letto bene, probabilmente era un'altra roba.
Si vede, c'è uno storico di queste cose, lo possiamo vedere qui? Nostri feudi? No. Possiamo chiamare di nuovo gli alleati per rivendicare Dubrovnik? No, mi hai già detto di no una volta, meglio di no. A questo punto sto riflettendo. Allora, intanto sapete che vi dico, voi avete finito con la vostra vacanza. Voi avete finito con la vostra vacanza. Andate per mare. Qua riproviamo a fare questa cosa. E voi andate qua sopra. Mio seguito ha finito la vacanza. Ok, siamo riusciti ad arrestare la duchessa. Detto questo, alla nostra duchessa cara Sicilia, la duchessa la possiamo liberare, giustiziare. Perdiamo un meno 10 verso gli altri, meno 50, eh? Possiamo guadagnare un po' di soldi, eccetera eccetera eccetera. Credo che giustiziarla, in questo momento non c'è nessun reggente, possiamo giustiziarla, addio. E almeno per quanto riguarda le fazioni, non abbiamo, soprattutto la fazione molto grossa che ci rompeva le balle, adesso sono tutte quante più o meno al 45%. E per quanto riguarda le leggi, adesso vediamo se cambiano le cose, perché qua c'è ancora la duchessa che vota, però dovrebbero aggiornarsi le cose e sistemarsi. E infatti siamo ritornati col principe Ulrich con un voto. Quindi per quanto riguarda la successione, Ulrich è un pochino più al sicuro adesso. Dovremmo aver perso il titoli persi alla cosa, insomma, non dovrebbero più esserci. Non dobbiamo più spiare, quindi non è un problema. Leve vassalle, mobilità di troppo a lungo. Dov'è che sono le leve vassalle? Non ne ho idea. È la flotta? Mi hai rotto le balle perché... Sì. Baldaric di Tunisi mi ha rotto le balle perché ti ho preso le navi di Tunisi per arrivare fin qua. Va bene. Contento tu. E le nostre 1953 truppe le possiamo portare a Dubrovnik. Dopo che abbiamo passato Zaklumia. Per andare a sistemare finalmente l'esercito là sotto. Vogliono uccidere Ulrich. Oh oh. Ulrich, posso mettere in... ci sono le azioni speciali? Decisioni importanti, no, azioni speciali dov'è? Special action. Special action posso solo tirare fuori lui di prigione. Chiedi di liberare prigionieri, possiamo chiedere oppure free from captivity, che è una cosa nuova appunto dell'intrigo. Beh, facciamolo giusto così non ci si incasina. Così non viene ogni due secondi. Vuole uccidere il Duca Ludolf Duncaste. Tu. Termine complotto. No. Vabbè, non mi interessa allora più di tanto. Chi è il Duca adesso? Il Duca adesso, Duca Stentore o Stentore. Bel nome. Di Calabria, che ha un anno, il cui reggente è Stentore d'Este, che è suo padre, immagino. Del casato d'Este, che è un casato veneto, o comunque del no, scusate, d'Este dovrebbe essere di Ferrara, anche se Este è una città che sta in Veneto. Quindi questo sarebbe il duca, che non ha grosse rivendicazioni, voti non dovrebbe chiederne più di tanti. Quindi a sto punto possiamo alzare le imposte feudali, possiamo diminuire le imposte vassali cittadini, possiamo diminuire un po' di imposte, no, bisogna di aumentare un po' le imposte feudali secondo me, vediamo se ci va un po' meglio. Era per il discorso dell'opinione, ma il discorso dell'opinione lo faccio se ho problemi a rimanere su un territorio. Qua ci possiamo scambiare questi due, in realtà sarebbe meglio scambiare questi due, o forse possiamo dividere a metà loro, lasciare 1800 qua e queste 2000 le portiamo sotto, così evitiamo di fare questa cosa. I've approached the court. Sì, persuadiamola. La mia fiducia è cresciuta, non mi sento più un codardo. E vai,
Vediamo se riusciamo a diventare addirittura coraggiosi per la fine della nostra carriera. Qua così possiamo assaltare due posti, possiamo assediare anzi due posti. Una è la capitale e uno è appunto l'altro posto. Loro stanno da quella parte, non possono fare granché. Intrigo, siamo all'84%, c'è qualcun altro che vuole unirsi? No. E quindi per adesso siamo messi abbastanza bene con queste cose qui. Per un attimo ho preso un colpo e ho detto come c'è 273 truppe. Ah no, ecco. Abbiamo po molte poche truppe come potete vedere, ma credo dipenda dal fatto che non è che ci vogliano proprio bene. E quindi non è che ci concedano proprio tante truppe ai nostri amichetti. Con la duchessa siamo tornati a meno 74 in realtà, non meno 100 e rotti. Però questa è Frida invece. Quindi possiamo eliminare anche Frida? Non posso fare spy on su Frida, giusto? No. Però almeno abbiamo un Duca di Calabria che è un pochino più tranquillo. Qua abbiamo 1000 truppe, no, 10.000 truppe di Rum. Tu sei in guerra. Guerra Santa Rumita per Armenia con. Sultanato nominale. Nominale sultanato di Rum, quindi Rum è uno stato, ma il sultanato è un po' tutto quanto un misto. Sì, è un po' strano questa cosa. La guerra santa per chi è però? Attacca per prendersi quel territorio. No, per prendersi che cosa, per la precisione? Come faccio a vedere questa cosa? Tu sei in guerra per Armenia con. E sta vincendo anche. L'Armenia con cos'è? Questo pezzo? Armenia con. L'Armenia non è qua, tipo. Armenia con. Forse è nei ducati? Ducati de Jure. Armenia con. Stanno cercando di prendere quel pezzo, questo pezzo qua. Anzi, questo pezzo in realtà. Quindi stanno cercando di fregare ancora più territorio all'impero bizantino, che comunque è costretto a soccombere in questo caso, perché è pochissimo confronto. Io però posso contrattaccare. Abbiamo liberato il nostro amichetto, a quanto pare abbiamo qualche amico arabo ogni tanto. E adesso, appunto, che non possiamo più fare questa cosa, che non ci serve più fare questa cosa, possiamo andare da Rudolf ad esempio e spiarlo, continuare con la nostra con il nostro intrigo per eliminare pian piano tutti quanti. Qua siamo scesi a 18, eravamo a 20 prima, siamo scesi a 17, quindi bisogna aspettare ancora un po'. Quest'uomo è un vigliacco, questo è sicuro, incapace di combattere il baccano e la sola vista delle ombre lo spaventa, il sangue lo fa impallidire, è un cardinale. Interroga sulla sua codardia. Vai, proviamo a parlarne un po'. Vediamo se. Sì, perché più aspettiamo, perché noi siamo gli attaccanti, quindi più aspettiamo peggio è. Revoca contea di Apulia. Knowledge is power. Possiamo scoprire un complotto. Bene, cioè, bene come cosa, possiamo dirti di terminare questo complotto. Ciccio, per favore, bravo. Ok, quindi abbiamo un pochino più di potere su di lui, abbiamo un assedio che è andato a segno, siamo al 29%. Le fazioni continuano ad essere abbastanza pericolose, è arrivato il nuovo Papa, è arrivato Igino, il Papa. Le minacce sono ancora tante, ma non c'è più quella da 80%. C'è questa solo che è la duchessa Frida di Sicilia, che possiamo in un certo senso sistemare. Nostro figlio è ancora vivo? Nostro figlio che ha 10 di complotto, tra di intrigo. Concedi indipendenza. Tu che cosa sei? Hai un titolo che è la contea di Annaba. Posso darti altri titoli, però sono titoli miei. Posso darti il regno di Bulgaria e diventeresti indipendente.
Ducato di Salerno, Ducato di Benevento, che è tutta roba mia. Per adesso teniamoci così. Se conquisto nuova roba, magari te la do a te, così sono un pochino più sicuro del tuo potere poi più avanti. Farebbe comodo se lui avesse un pochino più di 4, in realtà, ma va bene. Ok, Rudolf, diciamo che ha un amico immaginario che si chiama Bappo. Vediamo se basta a incasinargli l'esistenza. Vediamo come va con Dubrovnik. Il nostro cancelliere dovrebbe fare qualcosina di più, eh. Quindi tu torna via. Baldaric era il duca di Tunisi, che non ci voleva proprio tanto bene. Quindi sapete che dico? Metto Baldaric e lo mettiamo a Così se ce la fa in tempo ci requisiamo due province subito. Anziché prenderne una alla volta. Due con te. Vediamo. 25%. Questi continuano a rompere le balle. È un po' difficile. E sta durando anche troppo sta guerra in realtà. Rispetto a quello che volevo farla durare. Qui abbiamo Castiglia che è diventata bella grande. Inghilterra, il Portogallo unito. La Francia è ancora più frammentata di prima. L'Inghilterra è ancora bella grande. L'Irlanda non esiste. E la parte di Francia, insomma, non esiste. Ovviamente tutto quanto quello che ha a che fare con la Francia ovest. L'Aquitania, tutti i singoli regni che c'erano qua sono spariti tutti. La Polonia si è unita improvvisamente. Lituania è gigantesca. La Svezia, la Norvegia, Danimarca. Qua ci manca la Finlandia, che non c'è mai. E qua sotto come va invece? Ma va abbastanza tranquilla, a dire il vero. Ci sono un po' di cose diverse. La cosa più terribile, però, rimane. Però neanche tanto in realtà. Di solito questo territorio è quasi tutto unito, ma abbiamo una grossa differenza tra l'Abissinia e Ayyubid. Però gli arabi continuano ad essere molto molto potenti. Vediamo un po'. Sia Benedetto ha scoperto un complotto per la rivendicazione su Turnovo. Tu potresti smetterla gentilmente? Termina complotto? No. Questo è il Conte Dan di Serdica. Ok. Dove diavolo il mio cappellano di corte? Sta facendo il suo meglio, mi sembrava, no? Però ha solo 18 questo, quindi forse è meglio prendere uno un pochino migliore. E lo mettiamo a fare proseliti. Però lo mettiamo a fare proseliti. Possiamo vederlo? Sì, in una di queste province qua, magari a Tirovo stesso. Fai proseliti a Tirnovo. Così questa diventa ancora più cattolica e cominciamo ad estendere questa doppia alleanza con la Carpazia per poter espanderci a sud magari. Vediamo quanto riesco a spaccare il muso a queste persone. Siamo anche abbastanza fuori tempo per ora. Cerchiamo di arrestarlo. Cerchiamo di insomma, complicargli ancora di più la vita. 33% e alla fine di questo assedio abbiamo un bellissimo. Tanto i soldi continuano ad essere scarsi. 69%, quindi siamo quasi al completamento. E continueremo nel prossimo episodio di questo Crusader Kings 2, il gioco della successione. Io sono East Brave. Namaste and be brave.